Util a Cava dei Tirreni. Prodotti e attrezzature per officine e per il fai da te. Contattaci al 393-9305-256. Proseguono i lavori di messa in sicurezza della scuola di Passiano. Il plesso, che fu chiuso insieme agli attigui locali del centro anziani e dell'ufficio postale per gravi criticità statiche il 22 gennaio del 2018, sarà pronto per l'inizio del prossimo anno scolastico per ospitare gli alunni della scuola primaria, dell'infanzia e della scuola media dell'Istituto Comprensivo Don Bosco. I lavori di restyling, per un importo complessivo di 1.400.000 euro, per i quali l'amministrazione Servaglia ha acceso un mutuo, sono iniziati lo scorso 9 settembre e prevedono la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico, impiantistica, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche, installazione di un ascensore e la completa eliminazione dell'amianto. Soddisfazione per l'andamento dei lavori è stata espressa sia dall'assessore alla manutenzione, Nunzio Senatore, che dal consigliere comunale Luca Narbone.